Da fangola. Tanto perché la volevamo, insomma, quando li vuoi c'è un'energia in più, non è facile stare sotto e salire, però insomma abbiamo fatto un grandissimo lavoro. Grazie Sebastiano Sole, grazie per queste impressioni a casa, caldissimo, tra poco la premiazione. Maurizio Buonantoni e Andrea Lucchi Lucchetta ci ascoltano, hanno sentito. Maurizio, veramente avete fatto anche voi una maratona, però segna dello spettacolo. Dai, no, l'hanno fatta loro, noi pure, però ci siamo divertiti, è fantastico vedere queste partite, quindi voglio dire, fa parte del gioco e brava Perugia che alla fine è riuscita a battere una squadra, perché se poi Civitanova ha fatto una grandissima supercoppa. Non posso anche dire è stata brava Simona Rolandi, perché in questa situazione con questi ovviamente momenti che sono stati raccontati dal nome in telecronaca, ma soprattutto la velocità con la quale Simona ha tirato fuori delle domande, ha tenuto bene ovviamente questa parte del campo che Rai Sport ha messo in campo con una grandissima professionista. Eccolo qua, la premiazione da parte della del presidente. Il presidente Pusaro credo sia, sì, il presidente Pusaro che sta premiando i giocatori di Civitanova. Certo, c'è tanta amarezza perché arrivare fino in fondo, arrivare un'altra volta, perché Civitanova per la seconda volta che va a giocarsi la finale di Supercoppa e la perde contro Perugia sempre a 3-2. Però bravi questi ragazzi, bravo Blancini a dargli di nuovo questa grande carica per diventare di nuovo protagonisti, perché lo ricordiamo l'anno scorso a quest'anno, stesso discorso, è una Lube che si sta ricostruendo, è una Lube che ha tanti giocatori importanti, ha tanti giovani anche molto molto importanti, c'è una Perugia che è arrivata adesso, secondo me è finito un po' il fiato, ma soprattutto anche perché no, ma Perugia ha cominciato a martellare da ti qua. Posso dire che rispetto al passato ha utilizzato tutte le risorse umane a disposizione, vero. Con il caro di Niccolo, ma è fisiologico perché ieri è fatta la partita Monster, l'ingresso di Yant ha dato ottime basi sulle quali poter ricostruire la Perugia, tutto sommato di avere il calo nel quarto e nel quinto set. Calo fisiologico che ci sta perché ha preso le misure del Perugia, ha vinto perché ha difeso più palloni, contrattaccato più palloni. Poi entrambe le formazioni si sono affrontate con coperture, difese, muri. Basta pensare che addirittura la Lupa e Civitanova che ha dato però la possibilità di rivedere l'avio nella parte centrale della rete. Finale, poi è stata Trento più brava a vincere quello scudetto, però insomma la Civitanova che probabilmente neanche se lo aspettava troppo passa la stagione, e Luciano De Cecco si va a prendere un meritatissimo premio dal sindaco di Biella che ha voluto fermamente questa manifestazione, ovviamente a parte l'assessorato allo sport ma anche il presidente del comitato territoriale, tutta la federazione che ha collaborato perfettamente con la Lega per la riuscita di questa bellissima Supercoppa, il primo appuntamento di questa stagione
pre-olimpica, perché le Olimpiadi sono nel 2024 e dobbiamo andare a conquistare. Lascia il podio, la formazione della Lube Civitanova, che noi ritroveremo poi domenica, perché si giocherà a Civitanova, ci sarà la giornata di campionato. E vediamo, adesso è tutto pronto per la premiazione. Ed eccoli qua, stanno arrivando in fila con Vilfredo Leon, il capitano, e chiude Simone Zannelli, il nostro eccoli qua, i ragazzi di Perugia. Eccoli qua pronti per salire sul podio per prendersi un'altra Supercoppa, il poterissimo della formazione di Perugia, lo ricordiamo ancora una volta, 2017, 2019, 2020, 2022 e 2023. Per l'MVP, pensa un po'. Se lo merita veramente, è arrivato quest'anno, non è mai facile inserirsi in un campionato importante come quello. Sì. Io cane. Ma per stare a Sydney. Voi anche siete scimmie, imbecilli. Magari anche l'ambiente lo aiuti a togliere, perché insomma, non credo che abbia ucciso nessuno lo scorso anno, no? E quindi se queste scimmie ci sono, qualche colpa l'avranno, ma magari pezzo di merda. Ah certo. Lottato con una società che dai tempi trend dico che è un modello per tutti. Questa società in ultimi due anni ha avuto tanti intoppi, ma è sempre lì. Qualche motivo ci sarà. Non è solo questione di giocatori, ma questione. Mi ci dà di coglioni che non ha vinto un cazzo l'anno scorso di Ocani, ha vinto la Supercoppa quest'anno. Pazza pia, un colpo. Manco in finale scudetto e Gita ha vinto la Supercoppa. Sti deficienni. Sappiamo per rimotivare i ragazzi una partita che sembrava persa. No, questa è stato anche uno dei temi che ho fatto fare loro, le avevo detto che era la loro festa, perché la finale è una festa, ti guardano tutti e poi si vince, si perde. Ma i tamburi ammazzati, ma vogliate il Perugia? Complimenti, grazie a noi altri, no? Complimenti a loro. Abbiamo sbagliato più palle noi altri che loro. Non c'è uno che fa un ace. Sbagliamo sempre un ace. Le battute sbagliamo sempre. Ah, fangola. Uno che fa le battute non c'è uno. Good deal.